La segretaria nazionale dello SPI CGIL Tania Scacchetti e il saggista Walter Cerfeda a Pescara hanno partecipato all'attivo dei pensionati abruzzesi e molisani del sindacato. L'attivo dello SPI CGIL è stato organizzato in collaborazione con la CGIL Abruzzo e Molise e con la FLC CGIL Abruzzo e Molise, che ha avuto come focus l'incontro tra generazioni per un'Europa democratica di pace e di progresso sociale. A moderare l'incontro Antonio Iovito, segretario generale SPI CGIL Abruzzo e Molise. La presentazione del libro di Walter Cerfeda, Scoprire l'Europa, è stata un'occasione per approfondire temi di grande attualità e parlare di principi che ispirarono la nascita dell'Unione Europea e di ipotesi su come dovrebbe trasformarsi nel prossimo futuro. Cerfeda ha anche spiegato quali sono e come funzionano gli organismi che compongono l'UE e ha affrontato le questioni che riguardano il processo di integrazione. Questo libro è fatto proprio per cercare di dare informazioni il più preciso possibile dei cambiamenti che stanno in corso, specialmente nell'ultimo periodo di tempo, e che aprono nel mondo e quindi anche all'Europa nuove prospettive e nuovi pericoli. E bisogna quindi saper scegliere tra l'una e l'altra strada. Si potrebbe dire con una battuta che l'Europa davvero questa volta è un bivio. Fra un mese si vota per le elezioni europee e orientare i cittadini a sapere la posta in gioco è particolarmente importante. Ma qual è il ruolo dell'Europa? Ma il ruolo dell'Europa è un ruolo di un grande passato, ma che deve costruire il futuro. Il grande passato non garantisce il futuro. E il futuro è totalmente nuovo perché la guerra ai confini dell'Europa e le guerre hanno cambiato profondamente i problemi dell'Europa. L'Europa poteva tranquillamente pochi anni fa non preoccuparsi della propria difesa, ma a pochi chilometri dalla Polonia senti rimbombo delle armi che aggrediscono. Poteva non preoccuparsi dell'energia e poteva averla a basso costo dalla Russia, se non ce l'ha più. E questo ha mandato la Germania in crisi. La Germania in crisi ha mandato in crisi l'Europa, perché è la locomotiva economica dell'Europa. Poteva tranquillamente esportare tutto ciò che voleva in Cina come un grande mercato e adesso la Cina non accoglie più le nostre merci, anzi è talmente andata avanti in alcune produzioni. Pensiamo alle auto elettriche, che oggi invade l'Europa con le sue auto che costano di meno delle auto europee. Quindi grandi nuovi problemi, grandi nuovi quesiti in cui il mondo sta diventando un mondo diverso dal passato, non più un mondo con al centro gli Stati Uniti e piccoli paesi intorno, ma un mondo multipolare, e l'Europa in questa fase dovrebbe essere in grado di rafforzare la sua integrazione e, ahimè, evitare di frantumarsi in tanti piccoli staterelli che sarebbero del tutto perdenti e insignificanti. Molti dicono che l'Europa ci ha tolto qualcosa, è vero? L'Europa è uno scudo di protezione per un paese come l'Italia che da 30 anni non cresce, con un PIL allo 0, qualcosa, con una produttività bassissima, con un'occupazione che non riesce a essere corrispondente alle competenze e ai bisogni dei giovani, dei ragazzi e delle ragazze di questo tempo, che hanno bisogno molto spesso di andare all'estero a cercare occupazione. Un problema che ha un debito del 140% e che non costruisce più ricchezza, ma redistribuisce a debito la ricchezza che c'è. Le uniche risorse in più che l'Europa, che l'Italia ha per gli investimenti vengono dall'Europa. Spegnendo il rubinetto con l'Europa, l'Italia sarebbe in un disastro economico inimmaginabile. Per cui si tratta non di contrapporre l'Italia all'Europa, di dire meno Europa in Italia, ma più Europa in Italia e usare bene le politiche di investimento, le risorse che ci arrivano e rispettare le regole di risanamento dei nostri conti di questo paese malandato per riuscire a creare anche per l'Italia una nuova prospettiva. L'incontro che si è svolto all'Università d'Annunzio a Pescara ha visto tra gli altri la segretaria generale dello SPI CGIL Tania Scacchetti.
Una giornata importante di riflessione, ma anche di consapevolezza che le scelte e le politiche che si faranno nel nostro paese nei prossimi anni dipendono da ciò che accade in Europa e da ciò che accade nel mondo. E l'Europa è un bivio, deve scegliere se provare a tornare ad essere la grande Europa sociale, l'Europa dei popoli, l'Europa dei diritti, l'Europa del welfare, quindi di un modello sociale che è stato esempio nel mondo, o se vuole tornare ad essere l'Europa che abbiamo un po' più visto negli ultimi 30 anni con la parentesi, tranne la parentesi della pandemia, cioè l'Europa dell'austerità e dei bilanci. Noi pensiamo che di fronte alle grandi trasformazioni le persone non si salvino da soli, che l'idea di chiudersi nei nazionalismi sia illusoria e sbagliata e che invece dobbiamo scommettere su un grande processo di investimenti e che abbia al centro il lavoro, il welfare e i diritti. Ma perché molti cittadini non si immedesimano nell'Europa? Sono contro e non si medesimano perché hanno visto un'Europa burocratica, l'hanno vista spesso più lontana dai loro bisogni che non vicina ai loro bisogni, pensiamo alle politiche di riduzione dei diritti, alle scelte sulle pensioni, sui salari, no? È un'Europa in cui si è giocato spesso il dumping al ribasso sulle condizioni dei lavoratori, è un'Europa che non si sta interrogando adeguatamente sulle trasformazioni demografiche, sull'invecchiamento della popolazione, è un'Europa nella quale purtroppo stanno dominando le scelte di guerra e di riarmo rispetto invece alla scelta della pace. È un allontanamento dovuto alla non vicinanza ai problemi delle persone, ma l'Europa ha dimostrato, nella pandemia lo abbiamo fatto, che invece insieme, i paesi insieme, cedendo un pochino di sovranità, possono scommettere invece sugli investimenti e su una ricostruzione di un sistema di diritti che è stato il grande sogno europeo e che deve tornare ad essere il grande sogno europeo. Il futuro? Il futuro è un futuro incerto, lo dobbiamo sapere, credo dobbiamo avere consapevolezza che nel mondo si stanno ridisegnando i rapporti di forza e le dinamiche politiche complessive, ma il futuro è qualcosa che costruiamo e possiamo costruire anche noi, i lavoratori e le lavoratrici, i pensionati e le pensionate devono sapere che anche con le loro scelte, anche se sembrano piccole o se sembrano inutili, in realtà possono dare dei segnali. Queste elezioni europee io penso siano da alcuni anni a questa parte davvero una scelta di campo fra i nazionalismi o l'Europa dei diritti e io penso che un sindacato come il nostro debba stare nell'Europa dei diritti. Ma cosa può fare l'Europa per la nostra regione? Lo abbiamo chiesto a Carmine Ranieri, segretario generale CGIL Abruzzo e Molise. Ma oggi l'Europa può fare tantissimo per le politiche di sviluppo, per le politiche economiche, sociali, industriali della nostra regione. Pensiamo che noi abbiamo un bilancio regionale totalmente ingessato, anche il bilancio nazionale è ingessato, non ci sono molti spazi. Invece abbiamo tanti fondi europei, a partire dal PNR ovviamente, ma anche tutti i fondi di sviluppo e coesione, il Fondo Sociale Europeo. Ecco, se noi riusciamo a spendere bene questi soldi, ad investirli in maniera efficace, questo è l'unico modo per poter, come dire, sviluppare, fare politiche di sviluppo efficace nella nostra regione. Questo riguarda tutto, riguarda l'occupazione, quindi riguarda il lavoro, lo sviluppo industriale, riguarda la sanità. Pensiamo a quanti soldi sono previsti appunto con il PNRR in sanità, che per quanto rimodulato comunque sono risorse importanti. Poi però è necessario che questi fondi di sviluppo europeo, il PNRR, venga accompagnato anche da politiche regionali e nazionali efficaci. Penso ad esempio, se parliamo di sanità, è necessario poi assumere personale perché possa stare dentro queste strutture. Ecco, quindi l'Europa è il futuro dell'Abruzzo, è il futuro dell'Italia e noi non potremmo stare senza Europa. L'Italia senza l'Europa sarebbe un piccolo Stato in un periodo di forte transizione nel quale servono forti investimenti, ecco, serve un soggetto più grande che riesca veramente a pensare allo sviluppo dei nostri territori. L'Europa
perché possa essere, come dire, possa raggiungere gli obiettivi del manifesto di Ventotene, quindi un'Europa libera, democratica, sviluppata, con una forte politica sociale, deve mettere in campo queste politiche. Ecco, per esempio, se pensiamo oggi al patto di stabilità europeo, ingesse ai nostri bilanci quanto in questa fase di transizione avremmo bisogno di forti investimenti. Per questo l'Europa è importante, ma è necessario che l'Europa vada nella direzione appunto da noi auspicata. Però è sbagliato chiudersi dentro dei nazionalismi che oggi secondo me non hanno motivo di esistere e porterebbero soltanto grandi danni appunto ai singoli stati nazionali. C'è bisogno di più Europa e non di meno Europa. Augusta Marconi, segretaria provinciale FLC-CGL di Pescara, per partecipare a questo dibattito, a questo incontro sull'Europa, anche in vista delle prossime elezioni europee. Beh sì, è un incontro importante, sono delle domande che si prestano a capire un po' come funziona l'Europa, quali sono i possibili scenari, un ruolo strategico dell'Europa all'interno del pianeta, anche per le vicende ultime che riguardano la pace, speriamo, e il fatto di creare un continente che sia anche un continente che riesca a gestire questa transizione, una transizione ecologica, anche una transizione economica importante, sperando che ci sia anche una distribuzione delle ricchezze e dei diritti. Eh sì, perché da parte di molti c'è anche scetticismo in questa Europa, soprattutto in questo momento. Noi purtroppo abbiamo una situazione difficile dovuta ad una corruzione dilagante, devo dire la verità, secondo me l'assenza, la voglia di non andare a votare è legata soprattutto a una demotivazione che vede un crollo dei valori e che non sono più quelli vecchi ma non ce ne sono neanche più di nuovi. E poi appunto c'è questa colla che è appunto la corruzione, che di fatto nel sentire comune diventa una, diciamo così, un freno forte al voto. A moderare la tavola rotonda Antonio Iovito, segretario generale SPI-CGL Abruzzo e Molise. Perché questa iniziativa? L'iniziativa nasce da diverse esigenze. La prima è sicuramente quella di far conoscere meglio la struttura dell'Europa e soprattutto in una fase in cui la geopolitica sembra dominare forti cambiamenti che sono anche per un verso preoccupanti, per altro verso ci sono anche delle grandi potenzialità. La seconda è quella di avere la consapevolezza che quello che si decide in Europa avrà influenza sul nostro Paese. La terza è che a fronte di queste cose c'è un pericolo che noi dobbiamo assolutamente scongiurare e quindi contribuire a fare in modo che queste cose non si verifichino. E mi riferisco alle idee di destra che si stanno riorganizzando, al fatto che purtroppo c'è una sorta di delega ad personam che abbiamo già vissuto, tutto il potere in mano a una persona. Di fronte a questo noi dobbiamo ribadire la necessità di rafforzare la democrazia, che vorrei chiarire non è soltanto il voto, anzi bisogna dire e raccogliere, noi l'abbiamo scritto nel manifesto, raccogliere l'appello di Mattarella che ha invitato tutti ad andare a votare, perché la democrazia è l'unico antidoto alle autocrazie e all'idea che in un paese ci possa essere una sorta di delega ad personam su tutto. Una delle cose fondamentali della nostra Costituzione è quella di fare in modo che ci siano i contrappesi delle istituzioni e non basta soltanto il voto, è una cosa fondamentale. Però insieme a questo bisogna fare in modo che ci siano anche gli altri contrappesi che funzionino, dalla magistratura all'informazione della stampa, dei giornalisti, delle televisioni, insomma ad avere un contrappeso di partecipazione democratica.
L'aula gremita ha rappresentato anche un agorà in cui si sono confrontate generazioni per discutere sul ruolo dell'Europa, avere spiegazioni da esperti e cercare di avvicinarsi a una realtà che a molti cittadini sembra essere lontana. La tavola rotonda ha avuto un riscontro decisamente positivo. Giovani e meno insieme per un futuro comune, si spera, fatto di pace e di democrazia.